Buongiorno, bentrovati con l'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Alghero Channel. Ieri gli agenti della sezione volanti di Sassari hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione e danneggiamento un 41enne algherese già noto alle forze dell'ordine. I poliziotti hanno notato un'autovettura che transitava a fari spenti nella rotatoria di Piazza Mercato. All'alt degli agenti il conducente accelerava e si dirigeva verso Corso Trinità, sorpassando alcune autovetture, strezzando bruscamente e nel tentativo di imboccare a forte velocità via San Donato andava a sbattere contro lo spigolo di un muro. L'uomo ha provato a scappare a piedi ma è stato raggiunto dagli agenti. L'auto è risultata rubata alcune settimane fa a Santa Teresa di Gallura. L'uomo è stato accompagnato in questura ed è ferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria. Da oggi a venerdì 22 settembre Alghero parteciperà alla Settimana Europea della Mobilità, istituita dalla Commissione Europea allo scopo di far riflettere e sensibilizzare le persone all'uso di modalità di spostamento più pulite, a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici, e si riduce così il consumo dell'ambiente in gran parte causato dai veicoli privati. Il tema di quest'anno, mobilità pulita, condivisa, intelligente, condividere ci porta lontano, è molto significativo per la città che negli ultimi anni ha realizzato importanti sforzi per promuovere l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto urbano. Ieri una delegazione di Fratelli d'Italia, EN e Gioventù Nazionale si è recata alla miniera di Olmedo per esprimere solidarietà ai lavoratori vittime della procedura di mobilità. Gianfranco Langella, Lucio Sanna e Francesco Carboni hanno ribadito l'impegno e la mobilitazione politica che verrà attuata in tutte le sedi opportune per tutelare l'occupazione, messa a dura prova dagli eventi che vedono il territorio della provincia di Sassari caduta libera, dal porto di Porto Torres all'aeroporto di Alghero fino alla miniera. Prossimo step negativo, l'ospedale Marino, si chiedono. Sera d'estate al parco prosegue in musica. Questa sera a Casa Gioiosa, sede del Parco di Porto Conte, ospiterà un concerto jazz dove Raimondo Dore, Massimo Russino, Salvatore Maltana e Giovanni Sannapasino presenteranno in anteprima assoluta il loro album Trama. La serata si aprirà alle 19 con la visita al Museo della Memoria Carceraria, al Giardino Botanico e alla mostra di sculture e dipinti di Elio Pulli dedicata alla storia del Piccolo Principe. Alle 21 inizierà la serata musicale con il concerto di Dore, Russino, Maltana e Sannapasino. Ora diamo la linea alla regia per 10 secondi di pubblicità e poi torniamo qui in diretta da Via Vittorio Emanuele. Il pane di tutti i giorni, cotto anche col forno a legna. Farinelli Fresco Market. Chiudiamo con lo sport. L'amatore di rugby Alghero è pronta per il primo appuntamento della stagione 2017-18 che prenderà il via ufficialmente domenica 1 ottobre. Oggi alle 17 il campo di Maria Pia ospiterà il derby tra la compagine algherese e l'amatore di Capoterra, l'altra squadra sarda che disputerà il girone 1 del campionato nazionale di Serie B. Verrà disputata una partita suddivisa in 4 tempi da 20 minuti ciascuno. Sarà l'occasione per l'amatore di Alghero di presentare ai tifosi i nuovi innesti della rosa e ritrovare i tanti confermati locali che costituiscono l'ossatura della squadra. Ora vi lascio con il meteo per la giornata di domani. Alle 14 appuntamento con Alghero e i suoi figli d'arte. Oggi puntata speciale, speciale maestri, visto che l'ospite di oggi è Sergio Volgeri, che ci ha ospitato nella sua bottega insieme a suo figlio e si è raccontato con la consueta tagliente ironia. Nel corso della serata poi trasmetteremo un'interessante intervista ad alcuni membri del BACA, un momento da non perdere per chi tiene alla sicurezza e al benessere dei più piccoli. Per qualsiasi richiesta di informazione, segnalazione o messaggio potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A lunedì! Alghero TG Express, un TG veloce, di 3 minuti, con più edizioni giornaliere, sempre in diretta, ideato e costruito per essere visto direttamente dallo smartphone, dove vengono visti oltre il 70% dei contenuti multimediali. Va in onda ogni volta in location differenti ad Alghero, dove sono coinvolti attività commerciali, istituzionali e luoghi di interesse pubblico. Costruito con una grafica accattivante, al pari dei TG online di maggior successo in Italia. Alghero TG Express.
l'informazione quotidiana di Alghero Channel.